Finalmente, ragazzi, possiamo dirvelo! È arrivato il nostro nuovo libro, il Luna Park Stregato. Sapete che adoriamo Halloween, no? E quindi non potevamo che fare un libro tutto nostro. Il libro più brividoso di sempre. Cosa aspetti? Acquista la tua copia in anteprima nazionale al nostro evento alla Mondadori, che si trova all'interno del centro commerciale. Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti. Mua! Prendiamo il mio diario. Caro diario, oggi, ecco, la scuola è andata abbastanza bene. Dai, sì, c'è un ragazzo molto carino, però qui sono tanto dettagli. Ho studiato molte lingue, il francese è un po' difficilotto, però dai, ce la caviamo. E... c'è qualcuno che mi sta spiando? No, è solo la mia immaginazione. Va bene, continuiamo. Allora, stavo dicendo. Poi oggi sono andata alle macchinette e ho preso un'estate al limone, che però mi è caduto tutto addosso. Vabbè, ok. E poi è arrivata la professoressa di latino. Studiato, ecco, e nulla. Che altro dire ancora? Fammi pensare. Ah sì, alle macchinette ho visto questo ragazzo molto carino, però non so nemmeno come mi chiamo. Vabbè. Ehi, c'è qualcuno? Ludo! Ludovica! Sei sotto a letto? Torniamo. Ora che ci penso, ho scritto più di due pagine. Mi è venuta un po' di sete. Vabbè, possiamo chiedere a Lulu se mi può portare un buonissimo bicchiere d'acqua. Lulu! Ludo! Perché non risponde? Vabbè, dai. Vabbè. Non mi sente, quindi la vado a prendere io. Quanti pensieri. Facciamo una cosa. Lascio qui il diario e vado a prendere un bicchiere d'acqua, visto che Lulu non mi risponde. Giro facciata. Se riesco. Sì, giriamo facciata. Ok. Ma ce la faccio. Ok. Perfetto. Lo lasciamo qui. Arrivo subito. Perché Lulu non mi risponde? Forse non ci sente. Ludo! Ma sul serio? Mi serve un amplifon. Oh. Comunque io non sono sotto.
Fate vedere cosa ha scritto. Aspetta, vado tanto. Questo momentino. Chiamo prima Leo, che è qua sotto, così mi consola. Leo! Vieni qua. Ho dimenticato qualcosa. Oh mamma mia. Ho dimenticato di scrivere l'ultimo particolare, perché se poi mi dimentico, dopo non me lo ricordo. È sotto le coperte. Ludo, esci, ti ho vista. Scritto. Però chiudiamo il mio diario. Forse è meglio che lo chiuda. Non si sa mai. I segreti sono solo miei e nessuno li deve vedere. Ok. Andiamo a bere. Leo, basta leccarmi, vieni con me. Patatina, patatina. Patatina e mozzarella. Aiuto. È un po' difficile uscire io e Leo. E Leo. Siamo in una vibrazione tragica. Vieni qua. Vediamo il tuo diritto segreto, vero? Ora ti lascio al terra a dormire. Vediamo cosa ha scritto Aurora. Tanto io il codice lo so. Guardate tutti. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Rumore. Cosa è successo? Ludo! Mamma? Papà? Leo? No. Vado un attimo in camera a aspettare. Ludo! Ludovica! Camretta non c'è, in cucina non c'è. Ludo! Sotto le coperte no.
Come sarà andata? Io ero in cucina. Ho sentito correre. Prima sono stata stupida che li ho chiamati, ma se non ci sono, siamo soltanto io, Lulu e Leo. Quindi, per forza deve essere stata Lulu. Dove sarà finita? Qualcuno ha aperto il mio diario! Ho osato aprire il mio diario! Tutto si spiega! Ecco perché è scappata. Perché evidentemente ha aperto il mio diario. E ha scritto pure qualcosa. Dov'è? Qua. Ecco. Ma questa non è la scrittura di Lulu. Lulu non scrive così. Vorrei tanto che la mia sorellina sparisse nel portale magico. Non la sopporto più. Ma io non ho scritto questo. Ma quando mai scrivo queste stupidaggini? Io non ho scritto questo. Chi è che ha aperto il mio diario? Io l'avevo chiuso. Lui non scrive così. Lui non scrive così e poi non scrive queste cose. Ma io non usavo una forza, non posso scrivere io. No, scusate, no. Ma è impossibile. Hanno lo strappato. La mia sorellina sparisse nel... trasporto, io non so se veramente sono nel posto dove è lei. Però c'è tutto finito. Diciamo, non giochiamo più insieme. Divertiamo più insieme. Non cuciniamo più insieme. Cioè, il canale non può andare avanti. Come facciamo i libri, le canzoni, gli eventi? Non li posso fare solo io.
Questo vuol dire la fine di Aurora e Ludovica. Perché non c'è con me Ludovica, la mia sorellina. Come dirò che non si faranno più libri, eventi, canzoni, spettacoli? Non posso dire, ragazzi, vi do un annuncio. Lulu non c'è e non ci saranno... E il canale... Non può finire tutto questo. Non può finire tutto questo. Non può finire tutto questo. Io ti ricordo che tu, Auri, non ti arrendi mai. Insieme a Lulu e tutti gli unicornini. Quindi adesso... Via queste lacrime. Bisogna reagire. L'unico... L'unica alternativa... Io non rinuncerò mai e poi mai alla mia sorellina. Io di sicuro non mi abbatto alle prime difficoltà. Anzi, mi alzo e reagisco. Perché? Beh, semplice. Perché noi unicornini non ci arrendiamo mai! Quindi... Leo, non ti permettere assolutamente di mettere una zampina lì dentro! Chiaro? Ritorna a mangiarti i tuoi croccantini. Facciamo quel nudo. Ho sempre paura ad entrare da sola senza la mia sorellina. Beh, Auri, fatti due domande. Secondo te è meglio stare qui a piangere e a pensare che non faremo più libri, eventi, spettacoli? Che non avrò mai più la mia sorellina qui con me? Oppure andare qui dentro e reagire e trovarla? Costi quel che costi, ma io...